con Alberto Guasto. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Spazio Libero. Oggi abbiamo in studio come ospite Andrea Cartotto, il dottor Andrea Cartotto, con il quale parleremo di internet. Ebbene sì, bentrovati, bentrovati. Ecco, solitamente io presento le persone e dico anche la qualifica grazie alla quale sono qui e perché li invito, ma nel tuo caso, Andrea, ti chiamo perché ci conosciamo da tanto ma tempo, certo, Alberto. Nel tuo caso non saprei da dove cominciare, forse il termine riassuntivo può essere divulgatore, ma... Sì. È riduttivo. Dici, guarda, cosa fai su internet, con internet? Allora, stavo per fare una battuta sul tecnologo che ho letto di recente, invece per essere seri e rispettosi degli spettatori insegno, quindi docente, esperto di nuove tecnologie per la didattica, divulgatore, e mi occupo da tanti anni anche di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo o ciberbullismo, anche in ragione di uno dei ruoli che rivesto, che è quello di membro del comitato tecnico scientifico di una fondazione nazionale. Mi serviva questa presentazione perché? Perché parleremo ancora una volta, sapete che ci torniamo sopra spesso su internet, perché internet ormai fa parte della nostra vita. Tutto quello che facciamo ormai è permeato da questa cosa eterea che non si vede, non si sa bene, ma è presente nella nostra vita in ogni modo possibile. E io facevo una considerazione oggi presentando sul web la trasmissione, la puntata di oggi, è che chi, come now, io sono un boomer, perché sono degli anni a cavallo tra i 50 e i 60, mettiamola così, e quindi mi ci sono trovato dentro a questa tecnologia. I ragazzi di oggi ci nascono, ci crescono, hanno una dimestichezza diversa. C'è poi invece una generazione di mezzo che erano quelli che programmavano i primi, perché quindi quelli sono i più forti, i più validi. Noi sfruttiamo questi strumenti così, ci insegnano a cliccare su delle icone e noi andiamo avanti, ci sono le app e andiamo avanti. Però dicevo nella presentazione che chi non riesce a muoversi con disinvoltura in internet oggi, nelle varie app e nelle varie funzioni che ormai utilizziamo per tutto, soprattutto anche nell'amministrazione pubblica adesso, ogni cosa la puoi fare tramite internet, chi non riesce a districarsi in questo è un po' come un analfabeta negli anni del dopoguerra, negli anni 50, chi non sapeva leggere e scrivere doveva andare da uno scrivano a farsi scrivere e leggere o a farsi leggere quelle che gli arrivavano. Sì, certo, è un analfabetismo funzionale o di ritorno, no? Sì. Che si contrappone al classico analfabetismo legato alla scrittura e alla lettura, per cui effettivamente mi ritrovo pienamente in quello che ci hai raccontato. Ecco, e io in questa trasmissione parleremo di un po' di cose, cercheremo di dare qualche indicazione, soprattutto a quelli che non hanno tanta dimestichezza. Abbiamo la dimestichezza con gli strumenti, però al di fuori di quello siamo pieni di incertezze. Siamo rapidi, non consapevoli. Non consapevoli. Rapidi, non consapevoli. E questo può essere un problema. Affrontiamo subito uno dei temi, che è quello della sicurezza, di cui si parla ogni giorno, la sicurezza su internet. L'altro giorno mi dicevano che per l'assicurazione adesso posso mostrare il QR code, la patente ce l'avremo sul telefonino, i pagamenti li fai con il telefonino, vai in banca, vai al supermercato, appoggi il telefonino, tutto cos'è, ma sono sicuri questi strumenti alla fine? Come sempre, e come spiego anche ai ragazzi, no? Gli strumenti sono neutri, quindi non li possiamo incolpare, non sono persone, nemmeno internet è una persona. E allora l'artefice di tutto chi è? L'uomo. Se non imposto un PIN, una password di protezione, il riconoscimento dell'impronta digitale o del volto su un mio dispositivo mobile, lascio un terreno aperto a chi voglia impossessarsi non del bene, perché ormai abbiamo superato la dimensione dell'oggetto, la dimensione del ricordo, quella che ci interessa di più. Un telefono oggi, un tablet oggi, conserva la nostra vita. E allora la prima domanda da porci è: siamo davvero attenti a quanto lasciamo aperto rispetto alla nostra vita? Sfruttiamo tutti gli strumenti di sicurezza che ci vengono forniti sia dallo strumento che dai fornitori di servizi? Perché questa pure la domanda, gli strumenti ci sono, ma un po' per pigrizia, un po' perché non lo sappiamo, non li sfruttiamo. Ci torniamo sopra subito dopo la musica, ma restate all'ascolto perché è un tema che sicuramente riguarda tutti voi e tutti noi. 88%.